Ve l'avevo detto che oggi ci sarebbero state grandi probabilità che postassi quantomeno un secondo video di giornata dopo il punto che abbiamo fatto questa mattina, più sull'asse Juventus-Genoa con tre affari ormai pressoché chiusi, ma anche poi con la caccia al centravanti, che con grande probabilità a questo punto non sarà Fabio Quagliarella, perché un lampo attraverso i social oggi ha colpito il mondo dell'informazione, quella riguardante perlomeno il mercato, e Fabio Quagliarella nel primo pomeriggio odierno ha postato un messaggio su Instagram, un messaggio molto sentito che avrete sicuramente già letto, ma che dice, e leggo in questo momento: se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l'emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, quello della Juventus, aggiungo io, NDR, nota del redattore, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. Insomma, Quagliarella, in maniera molto cordiale, educata, respinge l'assalto della Juve, o quantomeno l'approccio che c'è stato nei giorni scorsi, e consolida invece il suo legame con il mondo blucerchiato, perché il quadro lo avevamo fatto assieme appunto stamattina. Quagliarella ha i contratti in scadenza a giugno con la Samp, ma al tempo stesso gli sono state fornite indicazioni, userei questa parola più che rassicurazioni, e dal suo entourage circa un dialogo molto caldo con la Samp per arrivare al prolungamento di un'altra stagione. Quindi cosa succede? Che se tu hai una promessa, vai da chi ti ha cercato e dici: signori, io tornerei anche molto volentieri da voi, in questo caso la Juve, però garantitemi perlomeno lo stesso contratto. Mentre la Juve, in maniera molto ragionevole, considerando come si stia parlando di un calciatore ancora forte e performante per gli standard dell'attuale Serie A, ma pur sempre ormai di 38 anni, la Juve avrebbe ragionato più verso i 6 mesi e senza voler pagare il benché minimo indennizzo alla Samp, che invece avrebbe chiesto attorno al milione. Insomma, la trattativa non è mai entrata nel vivo, non è mai stato un nome caldo, un'idea concreta sì, anche perché altrimenti Quagliarella non avrebbe postato questo messaggio sui suoi social. Però diciamo che con un dribbling dei suoi si smarca il corteggiamento della Juve, la tira all'incrocio e festeggia con la maglia blu cerchiata. Sono scelte legittime, a maggior ragione dobbiamo considerare come la comfort zone, quando si parla di calciatori che si devono anche gestire, ci può stare che poi a un certo punto regni sovrana e anche le abitudini possano un pochettino prendere il posto, non dico delle ambizioni, perché comunque Quagliarella alla Juve ha giocato al Napoli, ha giocato nel top club, ha avuto alti e bassi, è andato poi ripartito quando si pensava che non fosse più ad alto livello dal Torino, un percorso che poi l'ha portato alla Sampdoria. Insomma, in 38 primavere Quagliarella ne ha viste di cotte e di crude, è stato un signor attaccante, lo è tuttora, che si lega così, direi in maniera indelebile fino a fine carriera alla Samp. Poi ne abbiamo visti tutti i colori nel mercato, ragazzi, quello che stiamo dicendo ora, con le voci tra l'altro dei protagonisti, non con le nostre ricostruzioni, può cambiare tutto, può cambiare tutto, basta un'altra chiamata, basta un mal di pancia, però mi sembra che la posizione di Quagliarella, da questo punto di vista, sia delle più forti e sia soprattutto destinata a non mutare, anche perché sembrerebbe molto strano, a maggior ragione dopo un'esposizione così mediatica e così in prima persona. Ora cosa succede? Perché questa è la domanda che sicuramente mi farete nei commenti ed è una domanda a cui io non ho la risposta, perché secondo me siamo ancora nei ragionamenti embrionali. Ci può stare, come vi ho detto, perché i contatti ci sono stati, che Graziano Pellè sia un nome da tenere in lista, però così come è emersa dal nulla questa suggestione Quagliarella, che poi si è dimostrata veritiera, con, diciamo, il cortese no grazie di Fabio rifilato oggi ai bianconeri, ci può stare anche che subentrino altri nomi che al momento non abbiamo, che magari la Juve ha sicuramente e che noi non siamo ancora riusciti a scovare, a captare. Però, sapete, a me piace la veridicità dell'informazione, non sparare mille nomi, altrimenti poi si fa bar sport, bar mercato e non più qualità e informazione. Quindi cercheremo di lavorare per comprendere quindi chi potrebbe entrare nella lista dei pretendenti, appunto, che possano poi sfociare nel volto nuovo chiamato a rafforzare l'attacco di Andrea Pirlo, che domenica, ve lo preannuncio adesso, non avrà ancora Alvaro Morata. Questo risentimento alla coscia destra, nulla di grave, nulla di grave, però è chiaro, nulla di grave, intanto Morata ha saltato due partite.
quella con l'Udinese, quella ancora più importante con il Milan. La Juve era davanti alla coperta cortissima perché Paulo Dybala non è al top della condizione, ha smaltito una febbre fastidiosa e l'ha fatto anche in maniera, secondo me, sopraffina con due assist bellissimi sfornati nella vitale vittoria di San Siro. Quindi c'è Cristiano Ronaldo, c'è La Hoya e c'è Kulusevski che come seconda punta tipica può dire la sua, l'ha già fatto, l'ha fatto anche bene. Ieri è entrato con una bella mentalità all'esordio proprio contro la Sampdoria in coppia con Cristiano Ronaldo. Ha fatto capire, no, di essere anche portato con le sue caratteristiche a intraprendere quel ruolo. Sicuramente meglio lì, in questo sistema di gioco proposto da Pirlo, che a tutta fascia o alla Ramsey, diciamo. Quindi potrebbe essere una soluzione. Kulusevski, sicuramente mi aspetto che o contro il Sassuolo o contro il Genoa mercoledì prossimo in Coppa Italia giochi dall'inizio, da seconda punta, perché altre soluzioni non ce ne sono. Mi ricollego a Morata perché ci sono invece grandissime chance di vederlo quantomeno in panchina mercoledì con il Genoa. La tattica qual è? È molto chiara: è non forzare il suo rientro domenica contro, tra l'altro, partita difficilissima contro la squadra allenata da De Zerbi, che è imprevedibile. Ci sono gare che fa un calcio champagne, altre che in cui viene piallato il Sassuolo. E quindi, quando trovi queste informazioni un pochettino così, un po' anche lunatiche, se vogliamo, non sai mai cosa aspettarti. Però, Pirlo dovrà fare a meno di Morata, che nel suo piano ha una panchina, quindi del minutaggio, uno spezzone di gara contro il Genoa, per poi essere a tutti gli effetti, in maniera sostanziosa, abile e ruolabile nella trasferta di San Siro contro questa volta l'Inter. Quello è un match che la Juve non può sbagliare per nulla al mondo. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, i bianconeri si sono ritrovati a dover cercare di fare una rimonta scudetto, non con il classico metodo batto le piccole per assicurarmi il trofeo, bensì batto le grandi per recuperare quei punti che ho perso con le cosiddette medio piccole. Però questa è tutt'altra storia che al momento non ci interessa, nel senso che la Juve si deve concentrare match by match, deve prepararsi bene. Aperta parentesi, Chiesa questo problema all'anca non preoccupa, quindi quantomeno tra i convocati con il Sassuolo sicuramente ci sarà, poi dovrà essere appunto Pirlo a decidere se rischiarlo, se forzare. Là davanti non è che abbondino gli effettivi, quindi un pochettino bisogna anche spingere, cercando però che nessuno si faccia male, anche perché avrebbe del paradosso considerando com'è. Ripetiamo, la coperta è un po' corta, molto corta. Allora, ricapitolando, Quagliarella la risposta alla Juve? No, grazie. Meglio la Samp, meglio chiudere la carriera lì. Morata ci sarà con il Sassuolo? No, recupero in vista dell'Inter passando dalla Coppa Italia con il Genoa. Questo è il quadro, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube se tifate Juventus, commentate, commentate, commentate e mettete like qualora voleste. Vi ringrazio.